Il mondo dello sport e dell'altopiano e l'intero ospedale di Asiago piangono la morte prematura di Rossella Rossi, donna e mamma di 53 anni, mancata nei giorni scorsi a causa di una grave malattia. Dirigente affidabile, instancabile, allenatrice in prima persona del volley Asiago, Rossella sul piano lavorativo è stata a lungo infermiera nel polo clinico altopianese dipendente ULS 7 Pedemontana, dove era conosciuta da tutti i colleghi, affranti all'indomani della notizia. Proprio la società sportiva della pallavolo ha annunciato la notizia sulla pagina social Facebook con un nastro nero listato a lutto, un breve messaggio di vicinanza agli affetti più cari. Dall'autunno 2021 aveva accettato l'incarico di membro del consiglio direttivo, anche qui dedicando volentieri una fetta di tempo libero a favore dell'associazione sportiva locale, punto di riferimento per il volley di Asiago e dintorni. Rossella lascia tre fratelli con cui era cresciuta da ragazza, Marino, Remo e Giordano, i figli Elisa e Cristian, il marito Fabio Toso. Domani mattina alle 11 la cerimonia religiosa si terrà al Duomo di Asiago con la salma a giungere dall'ospedale di Bassano.